Verissimo. Alessandro Siani sorprende Silvia Toffanin. Questo è offensivo. Alessandro Siani, ospite a Verissimo, prende in contropiede Silvia Toffanin. Questo è offensivo. È appena iniziata una nuova puntata di Verissimo. E Silvia Toffanin ha chiamato subito in studio la nuova coppia di Striscia la Notizia. Vanessa Incontrada e Alessandro Siani. Ovviamente i due hanno parlato della loro esperienza alla conduzione del TG satirico di Antonio Ricci, non facendo mistero di divertirsi davvero tanto. Ad un certo punto però Alessandro Siani oggi a Verissimo ha spiazzato Silvia Toffanin. Difatti la conduttrice è rimasta sorpresa da un suo monologo oggi in puntata in cui ha rivelato di credere che Striscia la Notizia sia il miglior programma per raccontare i paradossi del nostro paese. E la conduttrice di Verissimo ha quindi esclamato: "Hai fatto praticamente un discorso politico, Alessandro Siani", ovviamente scherzando. Ha subito ribattuto alla Toffanin. Discorso politico? Ma questo è offensivo però. E le risate si sono sprecate in studio. Verissimo. Alessandro Siani su Vanessa Incontrada. Grande stima. Capace di essere ironica. Successivamente Silvia Toffanin oggi a Verissimo ha chiesto all'ospite Alessandro Siani una sua opinione su Vanessa Incontrada. Visto che ormai da una settimana lavora al suo fianco a Striscia la Notizia. E Alessandro Siani a Verissimo. Qua per leggere la sua scheda personale, ha subito risposto di stimarla moltissimo. Cogliendo l'occasione per rivelare di apprezzare particolarmente il fatto che Vanessa Incontrada sia capace di essere al tempo stesso sempre molto ironica e dire le cose giuste. Ho grande stima nei suoi confronti, ha una capacità incredibile di essere ironica e di dire sempre le cose giuste allo stesso tempo. Vanessa Incontrada ospite oggi a Verissimo. Striscia la Notizia? Ci divertiamo tanto. Silvia Toffanin si è poi rivolta a Vanessa Incontrada oggi a Verissimo. Volendo sapere come si trova la conduzione di Striscia la Notizia al fianco di Alessandro Siani. E Vanessa Incontrada ospite a Verissimo ha subito risposto che si sta divertendo tantissimo. Ci divertiamo tanto e spero che questo divertimento arrivi anche alle persone a casa.